La religione cattolica è medio orientale. Guardate dietro di me che c'è. C'è una chiesa, una delle tante chiese di Roma, capitale d'Italia. Roma è piena di chiese, guardate quanto è grande questa, è letteralmente immensa. Ed oggi mi trovo qui, in questo luogo tipicamente cristiano. Cattolico, no? Il luogo per eccellenza della religione, una parrocchia, una chiesa. Per dirvi che cosa? Per dirvi che secondo me la religione cattolica è una religione medio orientale. Ecco, guardate, si vede, vero? Fate un bel fermo immagine e dietro vedete la magnificenza di questa chiesa, di questa, chiamiamola, parrocchia. Ovviamente a Roma, Roma è piena zeppa di parrocchie. Perché secondo me la religione cattolica è una religione medio orientale molto semplice. Il motivo adesso ve lo spiegherò cercando di essere sintetico, ma auspico ovviamente efficace. Ed è perché dovendo andare a fare una, chiamiamola, disamina, un'analisi di quello che è concretamente parlando questa religione, la religione cattolica, si scopre innanzitutto che Gesù, il nostro profeta, è nato, o meglio, era nato a Betlemme. Domanda, dove si trova Betlemme? Si trova in Palestina. Ci troviamo in Medio Oriente, o addirittura, azzardo a dire, Estremo Oriente. Quale lingua si parla in Palestina? Betlemme? L'aramaico. Voi andatevi a vedere la Passione di Cristo, vi accorgerete che non parlano mica italiano, no? Parlano una lingua a noi del tutto sconosciuta, che noi non conosciamo, che noi probabilmente non abbiamo mai sentito in vita nostra. Ripeto, andatevi a vedere The Passion of Jesus, La Passione di Cristo, del grande regista Mel Gibson, dove si vede appunto Gesù che soffre, no? Quella è la passione, ecco, non è intesa come passione amorosa, chiaramente, è un'ovvietà questa scontata. Ecco, ma come? Ma noi, io se devo ragionare, no? Con il mio cervello, penso ad una cosa, che se io dovessi seguire una religione, dovrei in teoria seguire una religione fatta, o meglio, creata, presente, da parte di una persona italiana, cioè un italiano crea una religione e io seguo la sua religione. Qualcuno potrebbe venirmi a dire: ma Leandro, ma conoscitore italiano, cosa c'entra la nazionalità? Tu devi essere libero di poter seguire tutto ciò che vuoi. Se una religione ti piace, ti ci metti, diventi un adepto in base al fatto che, effettivamente parlando, nutri quei principi che quella religione ha, stabilisce, coerenti con il tuo carattere, coerenti con la tua persona. Questo è giusto, però dovendo ragionare in maniera geografica, e ripeto geografica, quindi secondo la, chiamiamola, no ideologia, ma secondo la mentalità geografica, ripeto, quindi del luogo, in teoria dovremmo seguire una religione creata in Europa oppure proprio in Italia. E invece seguiamo una religione che di fatto è effettivamente parlando medio orientale o addirittura, azzardo a dire per la seconda volta, dell'estremo oriente. Palestina, l'aramaico. Addirittura, se non erro, le persone che abitano a Betlemme, in Palestina hanno la pelle leggermente marroncina, se non vado errato.
Ma come? Ma noi siamo italiani, noi abbiamo la pelle bianca e seguiamo una persona, un'entità che ha la pelle marroncina? Attenzione, qualcuno potrebbe scrivermi: ah, Leandro, conoscitore italiano, ma sei un razzista, sei una persona che fa del razzismo. No, io non sto facendo del razzismo, perché io accetto tutti, ripeto tutti, tutte le persone che vengono in Italia le accetto ben volentieri. Io sono sì per l'accoglienza, no per la invasione, e questo già l'ho detto in tanti dei miei video. Il problema di base, di fondo, è che noi abbiamo una religione, ripeto, che è orientale, cioè noi seguiamo l'Oriente, ragazzi, ma ce ne rendiamo conto, ce ne accorgiamo, vero? Per me non è un problema, per carità, però dobbiamo anche riflettere. Io non a caso mi chiamo qui su YouTube conoscitore italiano, perché vado ad analizzare le questioni nel profondo, nella maniera più grande che ci sia, nella maniera più approfondita che ci sia. E io dico: caspita, ma cazzo, ma abbiamo una religione cazzarola che è orientale. Cioè, noi veramente dovremmo seguire, non dico i cinesi, ma persone che hanno i lineamenti del volto proprio come, tra virgolette, gli indonesiani, no? Che hanno leggermente gli occhi a mandorla, probabilmente. E invece tutto ciò si traduce nel seguire, ripeto, una religione che ha ben poco di occidentale. Noi seguiamo una religione medio orientale, orientale, ragazzi, non ci prendiamo in giro, dai, su. E questo è palese, è sotto gli occhi di tutti. E non mi venite a dire che non è così. Basta studiare le radici di questa religione. Gesù, dove è nato? Dove ha vissuto? È nato a Betlemme, ci trovavi in Palestina, e poi ha vissuto, secondo quello che viene riportato sul web, a Nazareth, altra città che si trova ubicata proprio in Medio Oriente. Guardate che schifo. Scusate se apro questa parentesi, lo faccio per non annoiarvi, sia ben chiaro, perché qualcuno mi dice: fai dei video pallosi. Guardate, guardate, guardate che schifo, guardate. Roma, eh? Roma. Eccovi Roma, la città eterna. Vi devo aggiungere altro o le immagini sono abbastanza eloquenti? Punto interrogativo. La mia è una domanda e attenzione, se avete bisogno di una spiegazione ve la faccio. Ed è una spiegazione che, se vi dovessi fare, sarebbe una spiegazione brutta, sarebbe una spiegazione che probabilmente mi manderebbe dritto dritto a Regina Coeli, carcere ubicata a Trastevere. È meglio, preferisco non farvi alcuna spiegazione di queste immagini devastanti, altrimenti mi ritroverei in carcere, con una cella a stare con due o tre persone, e francamente andare a Regina Coeli non è il mio sogno nel cassetto, francamente parlando. Però le immagini parlano chiaro, no? Insomma, non credo che ci sia bisogno di aggiungere qualcosa in più, no? Lo schifo lo state vedendo, guardate, guardate. Cinte dei pantaloni, Valentino. Qui uno zingaro, qui un rom. Può fare man bassa, o ha già fatto man bassa, guardate. Sono aperte alcune buste, questa busta è stata aperta. Sarà stato il solito zingaro, il solito zingarello rom? Chi lo sa? Guardate che schifo. Roma, la città eterna. Vorrei fare una domanda e basta, per poi terminare il video. Una domanda stupida, banale, scontata. Ed è la seguente. È una domanda dolce, attenzione. Non è una domanda cattiva, presuntuosa e pretestuosa. Ed è: ama Roma, dove sei? Ama Roma, dove sei? Ama Roma, dove sei? Basta. Ho fatto la domanda ripetuta per ben
tre volte. Mi taccio qui, termino qua il video, vi auguro una ottima giornata. Oggi c'è un bellissimo sole a Roma, ringrazio Dio che c'è un bel sole, almeno la possiamo godere la giornata. Vi abbraccio, vi saluto e al prossimo video da Leandro, alias narratore, no scusatemi, mi confondo sempre, alias conoscitore italiano.